Si parte? Bene, ciao a tutti, ciao, grazie per essere qua oggi. Io sono contento di essere qua, era da un po' che non tornavo qua a Roma, no? Alla .NET Conference, sono stato speaker gli altri anni, poi sapete c'è stato quella sorta di buco temporale dove non si capiva dove eravamo finiti, però sono contento di essere qua. Mio nome è Giancarlo, sono un MVP in Developer Technologies, come molte altre persone magari che hanno parlato oggi. E come diceva appunto Luca, oggi vediamo un argomento che spero sia leggero, no? Ho il duro compito di traghettarvi verso pranzo, no? Perché immagino siate tutti abbastanza affamati. È la categoria di Developer Technology. Avete fatto il coffee break, vabbè, però Luca è un po', quindi magari no, scherzo. Developer Technology è quella, diciamo, categoria di expertise che si occupa un po' di tutta quella parte sviluppo cloud, sviluppo custom, no? È un grande cappello per tante cose, poi dipende un po' da quello che le persone vedono. Lavoro per Avanade, una di quelle aziende che sponsorizza questo evento, e uso questo segue giusto per ringraziare, come hanno fatto tutti gli altri speaker, gli sponsor, no? Bello vedere che ci sia appunto ancora cura nel portare avanti questo tipo di eventi, perché appunto sono un buon modo per conoscere, imparare e creare, diciamo, massa critica per quello che è l'adozione delle tecnologie. Parto con un sondaggio. Ricordate che siamo prima di pranzo, ok? Quindi è light. Quanti di voi conoscono C e C++? Ma nel senso che lo usate proprio. Ecco qua che le mani scendono. Però ne vedo, ok. Quindi, ok. Quindi faccio la domanda successiva, è ancora più in linea, no? Quanti di voi sono contenti di non conoscerlo o di conoscerlo, nel senso, ecco, Massimo. Questo perché? Perché allora, la sessione è sì per sviluppatori .NET, no? Però purtroppo ci stiamo addentrando in un tema nuovo, ok? Che ci dovrà portare a sporcarci le mani con questo tipo di tecnologia, no? Che, come dire, magari è rendere la curva di apprendimento non una curva, ma un grattacielo in verticale, no? Che non è facile da superare. Quindi l'agenda, di cosa parliamo? Slide, codice e poi c'è il pranzo. Cioè, non mi sono dilungato più di tanto nel scrivere l'agenda e ho anche giocato un po' su dove siamo, giusto per citare uno dei miei colleghi, ex colleghi ormai, sul secondo punto, no? Che cioè, le persone che non abitano a Roma si sentono, hanno il titolo di venire qua a usare un po' lo slang scusa, però l'ho usato lo stesso. Quindi slide, giusto perché ce n'è una parte un po' teorica, vediamo un po' del codice, una demo, che è là anche la parte divertente, e poi andiamo tutti a mangiare. Quindi, confidential computing. Allora, dobbiamo partire un po'. Allora, confidential computing è un tema nuovo, è un tema che si va a innestare in quelli che sono i temi di data protection. Quindi qua vedete già un po' una sorta di quelli che sono i confini con l'area di security, no? Comunque temi molto vicini alla sicurezza che vanno un po' a mischiarsi con quelli magari applicativi utilizzo, proprio perché il confidential computing nasce per espandere quello che era lo spettro di protezione dei dati, no? Oltre alla parte a rest, al transit, quindi allo scambio, ma anche all'utilizzo. Quindi di fatto essere sicuri che i dati che elaboriamo, i dati che processiamo e le applicazioni che di fatto utilizzano e consumano questi dati operino in un contesto sicuro, protetto da persone malevole, hacker famigerati o terze parti che non hanno, diciamo, diritto o titolo di accedere a queste informazioni, vuoi perché non sia appunto informazioni di loro interesse, proprio perché magari ci sono dei codici di visibilità particolari sostanzialmente. Quello che è la declinazione, ovviamente qua cerchiamo di declinarlo sempre in ambito un po' Azure, tutti questi concetti. In Azure significa che nemmeno Azure, ok, è considerato attendibile. E quindi significa che il root of trust, ovvero sia questa entità astratta, diciamola così, no, che può essere sempre considerata affidabile, è basata su una serie di funzionalità che sono proprio intrinseche dell'hardware su cui il workload gira per garantire questo livello estremo, diciamo livello estremo, livello granulare di sicurezza, andando a creare di fatto quello che si chiama Trusted Execution Environment. Quindi quando parliamo di TE, quindi Trusted Execution Environment, abbiamo la certezza di operare o comunque di far riferimento a un ambiente che è stato attestato, verificato, utilizzando dei costrutti che fanno proprio riferimento specifico all'hardware su cui quel
quel software gira. E questo può, come vedremo più avanti, può espandersi sia da il micro, quindi proprio a livello granulare dell'applicazione, sia magari a livello più ampio, che può essere magari la macchina virtuale, no? Tutto per cercare di mirare alla protezione dei dati durante il loro utilizzo, no? Quindi in certi casi anche questo concetto un po' si sovrappone a quello che può essere magari a REST, no? Perché io posso avere un ulteriore livello, cioè la mia macchina virtuale è confidenziale, protetta interamente, però anche i dati che poi ci metto al suo interno sono ulteriormente protetti e resi sicuri e non accessibili. Quindi, come dire, qua è dove parte l'inception sostanzialmente. Come vi dicevo prima, tutte le funzionalità e la declinazione che Azure dà della parte di confidential computing si basa su questi quattro pillar principali, no? Il primo è il root of trust, quindi questa entità che siamo essere sicuri, essere affidabile, che opera sempre il nostro bene, diciamo, non comprende Azure, che è, diciamo, abbastanza importante, perché Azure comunque è un ambiente in alcuni casi condiviso, che non controlliamo, è cloud, no? Non abbiamo la certezza che sia, diciamo, un'entità super partes a cui possiamo semplicemente affidare tutti i nostri workload, quindi Azure è rimosso dal root of trust. C'è un concetto di attestazione con anche dei servizi di prime parti e di terze parti che permettono di verificare quello che è il nostro execution environment. Il concetto di verifica si basa proprio su una serie di thumbprint che derivano dall'hardware stesso e che vengono richiesti tramite delle primitive che più avanti possiamo vedere, e che di fatto permettono di verificare che l'ambiente su cui ci stiamo eseguendo è un ambiente trusted, su cui, diciamo, siamo tranquilli di poter far girare i nostri workload. Le chiavi, il concetto di, ovviamente, se mi bucano, no, se la chiave con cui io decido di cifrare tutte le mie informazioni viene compromessa, va da sé che tutta la sicurezza poi delle informazioni è compromessa. Quindi avere dei servizi che permettono di gestire tutto il ciclo di vita della chiave, quindi la rotazione, la protezione, il modo in cui la scambi, il modo in cui la verificano, è un concetto molto importante. Keyvault è stato, tra virgolette, esteso, no, per supportare al meglio questo tipo di funzionalità, e quindi sappiamo che tutta la parte di bring your own key, double key encryption, tutta questa parte, diciamo, è sia anche questa inserita all'interno di un enclave, e qua enclave è una parolina magica perché è proprio la tecnologia, tra virgolette, o il costrutto tecnologico che permette di proteggere, no, i dati e le applicazioni al massimo livello di granularità durante il loro utilizzo. E infine i servizi first party. Ovviamente tutto quello che vediamo adesso e che vedremo più avanti si basa su tutta una serie di servizi che sono pronti all'uso o che sono stati evoluti nel corso del tempo, no? Negli ultimi mesi, barra anni, o che continueranno ad evolversi per supportare sempre di più questo tipo di paradigmi di sicurezza, no? Ed è importante questo concetto perché, come vedremo più avanti, essendo una cosa, un meccanismo di sicurezza basato molto sull'hardware, no? Ci deve essere una sorta di adozione, di cambio di quelle che sono tutte le infrastrutture, la piattaforma sottostante, affinché queste primitive vengano soddisfatte, no? Un po' quando c'era la virtualizzazione, potevi virtualizzare se il processore, oppure nested virtualization, potevi virtualizzare dentro una VM se il processore supporta nested virtualization. Concetto più o meno lo stesso. Potrei utilizzare capability quali Intel SGX, che di fatto è la tecnologia che permette di mettere in sicurezza i dati in utilizzo, quindi proprietari di Intel, solamente se il tuo processore supporta Intel SGX, no? Questo è molto importante. Ed è di fatto la prima discriminante in quello che può essere l'adozione, la scelta anche di quello che può essere un workload PaaS all'interno di Azure, Legacy VM sostanzialmente. Quindi qua andiamo su questa parte, su quello che è un po' lo spettro, un po' il portfolio di tutti i servizi che abbiamo in ambito confidential. Partendo dall'alto, vediamo ciò che è as a service, quindi abbiamo Ledger per gli appassionati magari della blockchain, Virtual Desktop, SQL Server, Keyvault, l'attestation, sono tutti servizi platform, comunque forniti in modalità platform, diciamo, che sono stati estesi o personalizzati per inglobare o incorporare funzionalità di confidential computing. E questi sono anche un po' i più facili da utilizzare, no? Perché a me basta approvvigionare il servizio, attivare particolari feature all'interno di SQL e, diciamo, sono pronto a partire. Abbiamo tutta la parte di container, quindi qua, forti del fatto che io possa avere delle VM che sono abilitate a questo tipo di tecnologia, posso
io posso a sua volta creare dei node pool per AKS per avere sia dei nodi confidenziali, ma anche dei container che sono confidenziali, perché magari riescono a montare le periferiche dell'host su cui gira il mio pod, tra virgolette, e poter eseguire, poter richiamare quelle stesse primitive, no, dell'hardware per poter creare, diciamo, queste aree, zone di memoria protette e inaccessibili dall'esterno. E quando intendo inaccessibili intendo proprio, se io faccio un dump della memoria del mio pod all'interno del nodo in cui quell'applicazione gira, io non vedo niente. Ok, proprio è cifrato dagli occhi indiscreti e dagli occhi esterni. E di fatto poi l'ultima, la parte di virtual machine, dove abbiamo un'offerta per il momento sia di AMD, che di fatto al momento è l'unica all'interno di Azure che dà in general availability una protezione totale della VM. Quindi tu prendi un workload lift and shift, lo metti su una VM AMD con quella tecnologia là, e tutta la VM è confidenziale. La VM è l'ambiente trusted, ok? E quindi là siamo sicuri che siamo in una botte di ferro. Poi abbiamo Intel, quindi quelle sono anche le famiglie che potete vedere, che potete già attivare da oggi per creare una VM confidenziale, su cui supporta, in Azure abbiamo il supporto sia SGX, che è la tecnologia degli enclave, quindi controllo granulare su qual è la zona di memoria, qual è la logica, algoritmo, dato che io voglio rendere e proteggere in maniera confidenziale, sia TDX, che attualmente è in limited preview, private preview sostanzialmente, che di fatto potete fare l'analogia con TDX uguale Save SMP, quindi TDX è la risposta, tra virgolette, di Intel alla possibilità di cifrare tutta l'intera macchina virtuale e di gestire la sua testazione. E infine abbiamo Nvidia, che è più, diciamo, limited preview, ma è più è dedicato sostanzialmente alla parte di computazione con la GPU, no? Quindi la possibilità di avere, che ne so, modelli di machine learning su cui il training, l'inferenza è fatta in zone di memoria protette in maniera tale che il training set non possa essere esposto, posso lavorare in contesti più sicuri, eccetera, eccetera. Anche queste limited preview ovviamente si applica alle VM della famiglia Nvidia, sostanzialmente. Quindi questo ci porta ad avere questo spettro, fondamentalmente a quanto è più facile prendere un'applicazione esistente e utilizzarlo, cioè utilizzare il Confidential Computing, sino a quello che è il livello di controllo granulare sulla soluzione. Quindi qua abbiamo cose più semplici, abbiamo i servizi PaaS che vedevamo prima, no? Cioè creo un servizio su Azure, è già tarato come confidenziale, vado e l'utilizzo. Quindi le VM, i node pools, mi sposto nel mezzo come tutte le cose, soluzioni CAS, quindi container as a service, abbiamo i container confidenziali, abbiamo le Azure Container Instances che sono andate in public preview qualche giorno fa, quindi la possibilità di avere questa istanza, questi container burst confidenziali per eseguire workload, no? A bassa, che hanno un ciclo di vita molto basso, e alla fine abbiamo la cosa più complicata in scenari che sono, come dire, molto specifici anche, no? Sulle Enclave Aware Apps. Enclave Aware Apps non è semplicemente un modo figo di dire che questa applicazione ha un'anima, una componente talmente a basso livello che ha bisogno di essere scritta con codice nativo C++, ma che vedremo poi come è possibile anche utilizzare da C#, perché ovviamente ci stiamo altrimenti il titolo della sessione era una scemenza, no? .NET dove, no? Però vabbè. Per appunto scenari molto particolari e molto molto specifici, ok? Ok, ci sono domande fino qua. È un bel po' di roba. Allora, ho tre magliette per tre domande intelligenti. Poi le domande possono essere anche stupide, tipo il bagno, però la do lo stesso. Impatto in che senso? Performance, dici? Allora, a seconda della... Faccio l'esempio della parte di Enclave. Allora, vi anticipo anche quello che vedremo nella demo. Per parlare da codice manager, da codice unmanaged, no? Fondamentalmente noi conosciamo tre modi. C'è COM, c'è PINVOKE, oppure c'è la parte di Mixed Mode, ok? Le prime due sono le più... magari sono un po' più flessibili, richiedono un po' più di codice, l'ultima parte è la più facile. In quel caso là, sì, c'è effettivamente un minimo overhead applicativo, perché è richiesta maggiore, come dire, maggior lavoro dietro le quinte per garantirti quella produttività a livello di sviluppo. Mentre invece per quanto riguarda soluzioni più, tra virgolette, cioè all inclusive, quindi la VM, ti posso dire che secondo me è praticamente nullo, perché la fase di attestazione è in fase di boot,
quando parte la VM, perché la VM stessa poi deve essere confidenziale. Quindi quando parte, magari ci può mettere un po' più di tempo a partire perché deve setappare tutto, no? Il contesto di sicurezza. Però una volta che la VM è running, non te ne accorgi, c'è trascurabile, mettiamola così. Però buona domanda, hai vinto una maglietta. E siccome sei il primo, puoi scegliere anche la taglia. Poi gli altri. C'è una M, c'è una M. Te la passo, facciamo il gioco del telefono. Ok. Ok. 31. Giusto una carrellata? Perché... Vai, certo. Stiamo parlando adesso di sicurezza, diciamo, infrastrutturale, no? Sì. Nì, E perché gli enclave sono applicativi. c'è qualcosa che si sposa bene anche con il discorso di Internet, di Azure Information Protection? Quindi, o è il contesto ancora tutto separato? È una cosa Per la parte di separata. lui che c'è indietro poi, no? Allora, sì, quello si sposa col fatto che la entri più magari tutto Microsoft 365, no? Quindi tutta quella suite di servizi SaaS, no? Che tu hai. Là il concetto è che, adesso magari qua speculo anche, però servizi come Dynamics, come SharePoint, come tutta quella parte là, probabilmente si evolveranno per permetterti di sfruttare capability come queste e soprattutto di darti maggior controllo su tutta l'area di cifratura, soprattutto la gestione della chiave, no? Perché adesso c'è il bring your own key e nella parte di managed HSM spesso non si, cioè, diciamo, non va bene che il cloud provider che mi dà il servizio sia lo stesso con cui memorizzo la mia chiave. Spesso si vogliono separare, no? Perché dici, boh, non mi fido. Quindi in quel caso là, diciamo, è più un supporto futuro a quello che è il concetto di esternalizzazione proprio della parte di key management all'interno dell'ecosistema. Rientra perché, come hai visto prima, la parte di gestione chiavi, attestazione e sicurezza è un pillar, però è più una. Siccome sono SaaS, e ovviamente la modalità di customizzazione è limitata a quella che ti danno, devi sempre. Cioè, ci vuole tempo. Ci vuole tempo. Però ti meriti una maglietta. Allora, qua ho un XXL e un XL. Forse doppio. Ne rimane una, quindi non dico di non fare domande, però vediamo. Adesso faccio giusto una carrellata per farvi vedere pro e contro delle differenze delle soluzioni, no? Questa era appunto AMD. Come vedete là, il concetto è che tutta la virtual machine, no? Come mi dicevi tu anche prima per la parte di security, una volta che la macchina virtuale è su ed è stata attestata, quindi attestazione del processo che ne verifica, parte l'esecuzione, cioè non c'è un rimpallo continuo di quello che può essere il contesto della verifica. No, la VM è sicura. Quindi qua ci sono, se pensate magari scenari appunto lift and shift, no, è quello più semplice da adottare fondamentalmente. Poi abbiamo la parte di, ecco, vedete qua entra un po' nel dettaglio di come il ciclo che avviene durante il boot. Non è semplice, no, però abbiamo tutta la parte di controllo. Il TA checker, quello che può essere il workload, quindi necessariamente quello, una componente che forniamo noi, c'è una libreria di attestazione che si interfaccia con un servizio di attestazione che è esterno. Okay. Al momento ne abbiamo, io ne conosco due, ho provato a integrarne due, ed è uno quello di Microsoft, Microsoft Azure Attestation Service, però c'è anche quello di Intel, che si chiama proprio di Intel, che di fatto mirano a renderlo un po' super partes rispetto al cloud, proprio quello di cui io metto i miei processori in ogni cloud e poi magari l'attestazione la tieni fuori proprio perché più separi, no? Meno accentri quello che può essere la verifica e la sicurezza, che si chiama Amber, cioè codename è Amber sostanzialmente. Ok, quindi questa era AMD. Poi abbiamo la parte interessante che vediamo dopo, gli enclave. Allora, gli enclave sono la parte che più mi affascina perché è complicata sostanzialmente, però il concetto è che da questa generazione di processori qua, e guardate bene, nel 2018, sai, Intel ha smesso di provare a mettere questa tecnologia in CPU che fossero consumer. Quindi difficilmente, a meno che non avete un PC vostro con quel tipo di processore che è più adatto ad ambienti server, diciamo cloud, difficilmente potete avere supporto agli enclave nella vostra macchina di sviluppo. Questo è un po' un pain che normalmente c'è, ma perché hanno deciso di non farlo, di non portarli più avanti, chissà in futuro. Però come funziona? L'idea è che io ho la mia applicazione,
C'è una piccola regione della mia applicazione che deve eseguire del codice confidenziale, un algoritmo per esempio, oppure ha una parte, un secret, no? Che magari devo necessariamente tenere in una zona di memoria protetta. Allora devo creare un enclave, attestarlo, utilizzare una sorta di bridge che va a eseguire un metodo che però sta all'interno di questa sorta di, diciamo, cassettino di una zona di memoria protetta. Che non è accessibile a nessun altro, e solamente quando ha finito l'esecuzione mi restituisce il risultato e posso andare avanti, no? Quindi immaginatevi qua una cosa che si può fare nativamente con l'API che è OpenEnclave, che è un SDK, diciamo, che fa un po' da wrapper a quella che è l'SDK di Intel, invece, è la possibilità di creare un masking di dati utilizzando la natura del processore stesso e permettendo la, come dire, il decryption del dato, ok? Solamente ad una macchina che ha quello stesso processore. Quindi proprio una roba, no, nel senso famiglia di processori, quindi non proprio lo stesso modello. Però proprio perché tutta la parte di sicurezza è legata a questa componentistica hardware, no? Quindi immaginatevi il classico payload JSON, no? Quindi anche qua dove i confini si mischiano. Io prendo un payload JSON che normalmente gira su un canale HTTPS, quindi protezione in transit. Che però magari a monte è stato protetto, cifrato con il mio enclave. Passa nel cavo doppiamente cifrato per essere decompresso al ricevimento e poi ulteriormente decompresso perché è lo stesso processore. Quindi qua la protezione è in uso o in transito? Boh, non lo so. Decidete voi. Però questa è una delle cose che si possono fare. Qui abbiamo GPU, quindi qua, come vi dicevo, ci sono una serie di famiglie di GPU già su Azure che possono supportare questo tipo di scenari, come vi dicevo prima, ML oppure Artificial Intelligence, potete metterli per la private review. Cioè le GPU su Azure costano non poco, quindi boh, se volete provarle state attenti, no? Perché magari la bolletta poi è salata. Questi sono i nodi confidenziali su AKS, come vi dicevo prima, però non c'è nulla di nuovo rispetto a creare un node pool su AKS, come magari si fa già adesso. Solamente che la famiglia di quelle VM è quella là, sostanzialmente. Quindi no code changes, questo è importante. Container CI, ve lo dicevo prima, nel senso che appunto sono burst di memoria e anche qua short-lived oppure AIML e anche qua l'attestazione, quindi il concetto di verificare che l'esecuzione viene fatta direttamente dalla piattaforma con un sidecar. Sostanzialmente, quindi è qualcosa che viene deployato pari passo, no? Di pari passo alla nostra applicazione, che dice ok, questa istanza qua è sicura e opera in un contesto confidenziale. Il virtual desktop, non so quanti lo usano, però anche qua, una volta che sotto che la fondamenta è una VM confidenziale, alla fine tutto quello che ci costruisci sopra, che è VM based, puoi definirlo confidenziale, no? Cioè se fai l'hello world, l'IIS su una VMMD confidenziale, IIS confidenziale, però non voglio sminuire il concetto, però l'idea è un po' che in questo caso qua specifico magari si applica anche allo scenario di Microsoft 365, dove di fatto col Virtual Desktop, se tu dai accesso alle tue applicazioni, no, Microsoft 365, col Virtual Desktop confidenziale, di fatto tutto quell'utilizzo ha un ulteriore livello di sicurezza che normalmente non avresti con la virtualizzazione. SQL Server, quindi anche qua, SQL Server. Come vedevamo all'inizio, confidenziale. E adesso vediamo la demo. La demo però, vi faccio vedere prima questa cosa perché è prima di pranzo, no? Quindi come si struttura di fatto, quali sono i quattro layer, da qua mi sa che non si uscirà mai, necessari per partire da un'applicazione C Sharp, o neanche la più moderna, un'applicazione WinForm, quindi anche senza troppi fronzoli, no? Che di fatto dovrebbe fare un hello world, ok? Come faccio a eseguire però quell'hello world all'interno di un enclave? Immaginiamoci, hello world è un concetto, no? Immaginiamoci qualsiasi cosa che sia degna di protezione, no? Devo passare dalla mia applicazione, devo avere un bridge nativo managed che di fatto espone alla mia applicazione C Sharp, quella che è la classe che gli dice print hello world, sostanzialmente. La classe managed wrappa quella nativa che chiama, diciamo, una parte sempre nativa, ma che di fatto si interfaccia direttamente con quelle che sono le primitive che in questo caso Intel mette a disposizione. Quindi qua immaginatevi, è una solution con
almeno 3-4 progetti minimo, nel caso volessimo fare la prima applicazione tutta unica, più quello che possono essere eventuali aggiunte, no? Common, eccetera, eccetera, che ci possono venire in mente. Ve lo faccio vedere, sperando che sono in... Ok, doppio schermo. Allora, partiamo dalla parte facile, tra virgolette. Allora, zoom un po', immagino che non si legga in fondo. Così. Ok. Qua, boom. Allora, questa è... Fin qua lo capisco anch'io. È C Sharp. Allora, quindi, cosa fa questa applicazione? Questo è il program CS di un'applicazione Windows Form, che normalmente nel mondo che vorrei, quindi se il mio processore supportasse SGX, questa applicazione parte, ha una form con un pulsante Hello World. Ok? Qua lo riusciamo a immaginare tutti. Il problema è che voglio eseguire questa applicazione in un contesto SGX e devo farlo però cercando di essere sicuro che il mio processore supporta questo tipo di modello di esecuzione e che sia anche configurato correttamente. Quindi là abbiamo a disposizione una classe, un wrapper, che di fatto controlla lo stato di preparazione di readiness della mia macchina. E gli stati sono fondamentalmente, che gestiamo, sono due. No. Allora, supportato, se è supportato deve essere o abilitato, oppure magari è richiesto un reboot, perché molto spesso a seconda della macchina ci può essere necessaria sia l'installazione dei driver, ma anche un'abilitazione lato BIOS. Ok, quindi bisogna fare un po' di... smandruppi anche da quel punto di vista là. Nel mio caso, se faccio partire questa applicazione, andiamo direttamente qua, perché non lo supporta. Quindi è l'unico modo per poter eseguire questa applicazione, che io avrei per eseguire questa applicazione, è creare una piccola macchina virtuale, oppure containerizzare, magari facendo diventare una console application piuttosto che un'applicazione di Windows Form, containerizzo questo, lo metto in un ACI, lo faccio partire, quello funziona, perché tanto la primitiva poi in basso è rispettata. Però come ci arriviamo da qua? Andiamo prima sulla parte di wrapper. Quanto tempo mi rimane? 20 minuti. A posto. Allora, qua, aspetta, ve lo faccio vedere da qua. Allora, step numero uno per avere tutte queste variabili, queste costanti definite, è sicuramente quello di configurare un pacchetto NuGet. Almeno qua ragioniamo a pacchetti NuGet, no? Nel senso, una volta scaricata dal sito Intel quella che è l'SDK, questa è una local folder, non pensate che sono, li trovate pubblici, potete mettere all'interno di questa folder quella che è l'SDK e tutta un'altra serie di pacchetti, no? Quindi qua sono sempre tutti header che servono di fatto alla compilazione, per evitare di doverci configurare a mano le path di inclusion dei progetti di C++. Di fatto quello che mi serve qua è semplicemente l'SGX, quindi tutto, non faccio particolari distinzioni. Quello che poi fa il wrapper, appunto, oltre che fare tutto quella cerimonia di inizializzazione, di istruzione, no? Che è tipica un po' di questo di questa tipologia, no? di linguaggio in questo momento, è di fatto esporre questi metodi pubblici che vanno a controllare come questi flag vengono di fatto valorizzati sostanzialmente, no? E quindi da là restituire un risultato. Questo perché? Perché è importante che qualora non ci siano le condizioni per eseguire l'applicazione in questo contesto, io devo saperlo all'inizio ed eventualmente prevedere un graceful shutdown, nel senso, non è che killo l'applicazione, muori il thread, distruggo tutto e pace, no? Devo comunque prevedere un minimo di chiamiamola esperienza, no? Di utilizzo consona. Quindi qua ovviamente ci sono sia metodi pubblici che metodi privati, e potete vedere che più scendo più ci si imbatte in cose astruse, quindi qua abbiamo scoperto puntatori, tutte robe che magari qualcuno aveva dimenticato, non aveva più voglia di vedere, però un po' tornano, perché alla fine, se pensiamo un po' alla value chain, no? I tipici, le persone con cui magari parla chi fa i chip e chi parla con questo linguaggio qua, non tanto magari chi fa il servizio. Però il mondo è bello perché varia, mettiamola così.
Ok, quindi la libreria, abbiamo visto come è scritta, funziona. Sì, io adesso runno il progetto. Ci mette meno di 0 secondi per dirmi che non supporta e quindi chiude, finito, non può fare altro. Se provassi a bypassare questo controllo, esploderebbe tutto perché proverebbe a creare un enclave che non è supportato e quindi diciamo, comunque non riuscirà a farvi vedere come funziona. Ok, poi adesso andiamo a vedere questi tre. È giusto per darvi. Aspetta. Oppala. Giusto per farvi lavorare di immaginazione, no? Button 1 click, è il classico doppio clic su un pulsante dentro una form. E come vedete qua, istanzio un SMS Sender Enclave Link Managed. Gli dico qual è di fatto la stringa che voglio, diciamo, passare all'enclave per poi stamparla e la metto all'interno di una textbox. Quindi non c'era l'alert, ma c'era la scrittura all'interno di una textbox di quello che era però il risultato. Quindi immaginiamoci di fare una computazione super complicata all'interno dell'enclave che ha bisogno di semplicemente una stringa in input. Il risultato lo vedremo dentro una textbox, no? Qua, anche se non la vediamo dal vivo, diciamo, è un codice che conosciamo tutti. Quindi andiamo però a vedere gli altri. Parto da questo. Managed. Questa è la classe che istanziamo dentro la parte WinForm. Quindi qua vedete che di fatto ha, chiamiamolo come se fosse una sorta di, ha un campo nascosto che di fatto istanzia la versione nativa. Istanzia può distruggere la versione nativa, che di fatto, essendo questo un Assembly Mixed Mode, riesce a gestire innanzitutto quello che può essere l'input passato dalla parte managed, fare tutte quelle attività qua di marshalling, di conversione, no? It just works, ok? Per poi andare a chiamare dalla parte nativa il metodo enclave string, che enclave è semplicemente una dicitura che di fatto gli permette di farci capire a noi che quello è un metodo che verrà poi eseguito all'interno di un enclave. E di fatto poi restituisce la stringa andandola a convertire con quella che è una stringa tipo stringa comprensibile dalla nostra applicazione WinForm. Quindi questa è la parte managed. La parte nativa, che è quella invocata sostanzialmente, va a lavorare direttamente con le parti, con la libreria Intel, perché va a chiamare quelle primitive là. Quindi qua vediamo se enclave string, che di fatto è il metodo che io vado a chiamare dalla mia parte managed, crea l'enclave, controlla lo status code di ritorno, esegue poi questo metodo qua, che di fatto non è un metodo magico, però nella toolchain, quando si lavora con questo particolare tipo di linguaggio, si aggiunge un magico file che è molto simile a quello che vediamo con gRPC. Non so se oggi c'è una sessione di gRPC. Avete mai utilizzato gRPC? Sono i file proto, no? In questo caso noi abbiamo i file EDL. I file EDL non sono altro che dei file di testo, okay, che noi possiamo editare, ma che vengono interpretati da una serie di strumenti che nel caso dell'Open Enclave SDK si chiama Edgar, ha un nome Edgar 8 fondamentalmente, che si occupa di fare code generation partendo da questo file qua, di tutti i file header e C, che ci permettono poi di essere, diciamo, di avere sia l'esperienza dell'IntelliSense, ma di implementare anche quello che è come dire, il codice vero e proprio della nostra funzione. ECALL è una sigla del gergo di questo, che potete trovare all'interno della documentazione, che di fatto significa enclave call, ok? Enclave call, enclave string. Fatto qua prende. È come se convertissi il nostro hello world, lo fa diventare hello enclave e viceversa sostanzialmente. Quindi qua eravamo arrivati alla parte nativa. Quindi qua lo crea e se andiamo avanti potete vedere come la creazione dell'enclave si basa su questa primitiva qua. Bisogna passargli un token, che di fatto un token non è altro che una sorta di identificatore, qualcosa che ci permette comunque poi di referenziare in un secondo momento quello che è questa zona di memoria protetta. Ok, ricreare l'enclave, distruggerlo, eccetera, eccetera. Comunque sono,
vedetelo questo come davvero un hello world, perché di fatto non fa nulla, cioè crea un enclave e lo distrugge. Ok, quindi diciamo, ripeto, la curva di già capire tutto sto popò di roba qua non è la cosa più immediata, diciamo, almeno per me non è stato, non è tuttora così. Poi, quindi, una volta che siamo passati da questa parte che, come dicevo prima, è puramente C a questo punto, no? Comunque linguaggio che sicuramente non è quello che utilizziamo tutti i giorni. La parte che di fatto sta, quindi che vedevamo qua, quindi abbiamo visto l'applicazione, abbiamo visto il bridge managed nativo, abbiamo visto la parte di LL che era quella che implementava l'Hello Enclave, diciamo, il penultimo, ci manca l'Enclave Bridge. Quindi se io vado qua, alla fine vedo che non è altro che sono una serie di metodi che di fatto wrappano l'esecuzione reale dello stesso metodo però nativo. Semplicemente per semplificare quello che è l'esposizione, il passaggio dei parametri e anche magari le min convention, no? Per avere chiaro questo schema mentale. Quindi l'idea è che dopo aver predisposto tutta questa roba qua, generato tutti i file, no, vedete, questi sono tutti i file autogenerati dalla toolchain, anche qua. Tutta roba che probabilmente, puntatori, robe proprio, non ci facciamo mancare niente all'1-10. L'idea è che fortunatamente queste cose qua sono, diciamo, come dicevo prima, autogenerate, però vi danno l'idea anche, per esempio, se vi faccio vedere questo, no, vediamo se lo becco qua, ecco, questo qua vi fa capire l'idea di tutte le casistiche o tipologie di errori che possono avvenire in questa particolare circostanza, no? Non sono banali, però, come vedete, è tutto un wrapping di status code, eccetera, eccetera, che devono essere sia gestiti per essere sicuri di aver progettato un'applicazione, no, come dire, corretta, in maniera corretta, sia possono capitarvi quando vi iniziate a addentrare sempre di più in quelle che sono le capacità e le funzionalità espresse da questo framework innanzitutto, perché poi di fatto questo SDK è un framework che sfrutta delle capacità della piattaforma. Quindi questo era l'Hello World più complicato che avete mai visto? Okay. Ci sono domande? Abbiamo 10 minuti e una maglietta. XL, non so se questo aiuta la scelta. Ok, allora, quindi in conclusione, giusto per andare verso la fine, cosa ho pensato? Qual è il giorno migliore per espormi e dire, allora, fare queste, utilizzare gli enclave può essere sicuramente interessante, può sicuramente portare benefici in alcuni casi, però è davvero complicato, cioè non è facile. Quindi perché non provare a sfruttare la community, no? Perché non creiamo un progetto, enclave.net, di pazzi scatenati, che su GitHub prova a semplificare questa curva di apprendimento, ok? Andando a creare quello che è, chiamiamolo, un singolo pacchetto nugget, questa è l'idea, l'obiettivo, che permette però di utilizzare queste funzionalità qua anche a chi oggi non ha partecipato a questa sessione. Quindi l'idea che è un'idea che ho buttato là, insieme ad altre persone, non sappiamo come e quando, non sappiamo neanche se quale sarà il livello di copertura che riusciremo ad avere, però se vi è incuriosito il tema, se pensate che possa esservi utile o possa essere utile a qualcuno, GitHub è pubblico, è aperto, è open source, siete invitati a contribuire, diciamo, a questo repository, per cercare di farlo diventare quello scritto, aspetta, l'SDK numero uno per il confidential computing su GitHub, perché ad oggi c'è solamente roba troppo complicata per essere usata, secondo me. Con questo vi lascio sull'ultima slide per le domande e vi ringrazio per l'attenzione.
Può anche non essere una domanda da $1 milione. Dimmi. Però è un po' una domanda mezza commerciale. Vai. Carina, è una persona giusta. Appunto, ha visto un certo punto, c'è scritto Keyvolt HSM. Sì. Perché è un Keyvolt particolare, immagino. No, un manager. Un manager HSM, sì. Ok, quindi io potrei dire, per esempio, che quello è un Keyvolt che gira con sotto un suo hardware particolare che è abilitato a fare tutte queste cose. Sì. Quindi nel caso in cui nei requisiti di un progetto c'è scritto guarda vorrei una particolare attenzione alla sicurezza così, potrei dire guarda, con questo accorgimento unito alla key managed by customer, vado tranquillo. Ah, dipende sempre dal tuo statement of compliance che devi rispettare, però è sicuramente è un punto di sicurezza in più che puoi spenderti. Cioè, guarda, tra tutte le cose insicure che ci sono, qua siamo sul cloud, però questo Keyvolt qua, in questo flavor, con questa particolare configurazione che ti sto vendendo, ha questa spinta in più rispetto agli altri. Questa era la domanda, vabbè. L'ha vinta lui, ragazzi. Ha subappalto al prossimo. Ah, ok. Va bene. Altro? Domanda da casa. Vai. Domanda, supporto per CPU ARM? Non che io sappia. Non che io sappia. Però esiste una versione di ARM che fa qualcosa di simile, però non l'ho approfondita, più che altro. Quindi non saprei dirvi di più. Lui non si becca la maglietta, però. Però forse tu sì. No, esatto. No, a me è più una curiosità. Certo. Ho parlato molto di hardware, però non ho visto scenari con IoT in questo enclave. Non so se tu, cioè, una tua esperienza, cioè, esistono comunicazioni sicure nel cloud? Allora, secondo me possono essere impostate, però non sull'hardware IoT. Perché secondo me un hardware IoT non monterà mai un Xeon. E quindi, o meglio, finché non ci saranno, magari proprio con ARM, che magari è la propria parte che non ho approfondito, finché non ci saranno magari delle CPU un po' più, non dico low-end, però low-end per, in termini di capacità computazionale, che avranno quel supporto là, magari no. Però è una roba uscita da poco, è recente, quindi magari ci sarà, dipende tutto dall'adozione. Cioè, secondo me è l'adozione che porterà poi magari anche a Intel a ripensare, oh, ma forse lo metto anche sui computer, sui portatili consumer, piuttosto che solo sui server. Capito? Eccola. Sì, hai vinto lo stesso. Adesso scommetto che nessuno vuole più fare, perché... Ma... Vai, posso risponderti lo stesso. Sì. Lui, allora, ci sono, è come se ce ne fossero due. Uno tra... Ah, eccola. I potenti mezzi della regia te la do, tanto. Allora, tu come se avessi due bridge. Hai un bridge che va dall'applicazione Windows Form, sì, che si collega con... al tuo wrapperino managed. Quel wrapperino managed là ha bisogno, però, siccome le DLL native, no? Le puoi scrivere solo in codice nativo, a meno che non usi la Mixed Mode. Però quella della Mixed Mode parla con un assembly nativo. Quindi tu che da quella DLL in Mixed Mode... È come se avessi il doppio bocchettone. Che con il componente sì. Esatto, basso livello. Sì. Sì. È il tuo disaccoppi intermedio e ti rende la vita più facile in teoria. Sì, sì, sì. No, no, è giusto. Non c'è le domande banali. Nello world così, come fa a essere banale? Dimmi. Una chiave è quale? E se la chiave è compromessa devi cambiare la chiave. Sì, però ci sono qualche controllore che se ne accorge di come magari possono proteggere quello che è il suo tutoriale, praticamente. Che modo che tu te ne accorgi? Cioè, tu dici è stato violato il Trusted Execution Environment, praticamente. Allora, secondo me, parere mio, dovremmo approfondirla questa. Non hai un modo per capirlo, perché si dà per assunto che l'execution environment passa da talmente tanti livelli di attestazione e verifica
che se te l'hanno bucato, forse il problema, quello è il tuo ultimo dei problemi, tra virgolette. Quindi, boh, a parte cambiare la chiave, ripensare tutte queste, la cosa, ti direi che non hai un modo, non hai una sorta di watchdog che ti dice, guarda, solitamente mi arrivano chiamate da Tizio, e adesso mi è arrivata una chiamata da Sempronio e scatta l'allarme. Non ce l'hai, perché sei talmente a basso livello che sei là. Se sei riuscito vuol dire che ha accesso ultra privilegiato, diciamo. Mi dicono che è finito il tempo e che c'è penso il pranzo. Quindi, grazie.